Allora, cominciamo guardando la datasheet per fare un esercizio. Questo è un transistore classico, discreto, un 2N2222. Questa è la parte del nome che è più facilmente conosciuta. Allora, qui che cosa c'è da... Come è fatto un datasheet? Vedete, questo è un documento di un certo numero di pagine, sono 6 pagine, con i dati che ci interessano del transistore. Più o meno sono fatti in questo modo: c'è una prima parte dei cosiddetti maximum ratings, cioè le tensioni e correnti e temperature massime che possono essere applicate. Vedete, c'è la tensione massima tra emettitore e collettore, con la base staccata, in questo caso sono 40 volt, tra collettore e base con l'emettitore staccato sono 75 volt, la VEB è molto più piccola perché sono tensioni più drogate, sono stati più drogati, ci interessa di meno in questo caso 6 volt, ma insomma quello che è importante è questo 40 volt, che è la tensione tra collettore e emettitore in condizioni normali massima che posso applicare. E c'è una corrente di collettore massima, vi ricordate che l'avevo fatto vedere, che in questo caso sono 600 mA, e poi la massima potenza dissipabile, quindi il prodotto, il C per VCE. Questo è in questo caso 625 mW. Questa è una quantità che dipende da come è fatto dalla scatola, no? Dal cosiddetto package, cioè la scatola del transistore che può essere più o meno capace di dissipare calore. Se è più capace di dissipare calore, a parità di potenza dissipata si scalda meno il transistore, quindi siccome è la temperatura massima di funzionamento quella che limita veramente il funzionamento del transistore, si raggiunge quella temperatura massima per potenze più elevate. Poi ci sono un po' di altri dati legati di nuovo alle tensione breakdown, VCE 0, quindi con la corrente base a 0, VCB 0, corrente emettitore a 0, sono gli stessi valori di prima. E poi, ecco, questi sono i parametri che abbiamo visto insieme nel modello di Ebersen-Moll, IEB 0, ICE 0. Ecco, andando avanti, questi sono parametri che ci interessano un pochino di più, i parametri di grande segnale e di piccola segnale. Queste on characteristics sono parametri di grande segnale, queste small signal characteristics vuol dire caratteristiche di piccolo segnale. Allora, qui cosa bisogna tenere presente? Sono due fattori che sono importanti. Uno è cosa viene indicato. Vedete, per ogni simbolo, più o meno i simboli sono quelli che abbiamo visto insieme, ma non è detto perché non c'è uno standard per i simboli, quindi ogni datasheet può adoperare simboli leggermente diversi. Io ve ne ho fatti vedere un po' perché sono quelli più usati, ma ogni tanto se ne trova sempre qualcosa che, insomma, bisogna cercare di capire che cos'è, non è definito in modo esplicito. E adesso lo vediamo. L'altra cosa invece è che ci sono due colonne, una colonna minimo, una colonna massimo. Per quale motivo ci sono diverse colonne? Perché c'è dispersione nel valore di quei parametri. Okay? Quindi dispositivi venduti per avere nominalmente lo stesso valore del parametro possono avere parametri molto diversi. Quindi tipicamente per consentire di fare la progettazione a modo ti dicono il valore minimo e il valore massimo di una distribuzione, per cui uno fa il test del progetto sia col valore minimo sia col valore massimo per vedere che dispersione nel circuito finale si può avere. Uno sperabilmente cerca di progettare tutto il circuito in modo che, anche se c'è dispersione forte nei parametri dei transistori, poi nelle prestazioni del circuito questa dispersione sia molto più limitata. In alcuni datasheet ci sono 3 righe, c'è cioè la minima, la massima e anche il valore tipico, che all'incirca è la media, la punta, la moda, diciamo, della distribuzione. In questo caso, per esempio, non c'è. Vedete, poi non ci sono neanche tutti i parametri, variano molto. Vediamoli un pochino. Allora, il primo parametro è questo che si chiama DC current gain.
cioè il guadagno di corrente in continua. Quando è così si intende in zona attiva diretta, anche i valori, vedete, dato per diversi valori di IC e VCE, vedete, sono 0,1 MADC vuol dire 1000 A in continua, 10 VDC vuol dire 10 volt in continua, specifica se vi è andata in continua o in alternata. Quindi sono diversi valori sempre in zona attiva. Questo simbolo, il current gain, noi l'abbiamo chiamato beta F, d'accordo? Qui lo chiama HF grande, è praticamente la stessa cosa. C'è una leggera differenza, ad essere precisi, perché fatemi prendere una nota. DC current gain. Qui lo chiama HF, questo è un nome abbastanza standard, con F grandi, non piccole come per il circuito di piccolo segnale. Questo è IC su IB, i valori totali in zona attiva diretta. Vi ricordate, in zona attiva diretta IC veniva uguale a beta FB più beta F più 1 IC0. Abbiamo trovato questa espressione. Quindi se faccio HF, qui bisogna stare attenti alle maiuscole, HF uguale a C su IB, vedete questo rapporto che cosa fa? Fa beta F più beta F più 1 che moltiplica IC0 più IB. Quindi in generale abbiamo detto che l'IC0 è tanti ordini di grandezza sotto IB, quindi si può trascurare, a meno che l'IB non sia particolarmente piccola. Quell'HF è praticamente il beta F, quindi è un parametro del circuito di Ebersmol. Una quantità che dipende in realtà dal valore di C, perché non è una costante questa relazione approssimata, ma viene indicato, per cui viene indicato per diversi punti. In realtà la VCE, vedete, è praticamente sempre la stessa, quella che cambia è soltanto l'EC, e viene indicato praticamente solo il caso peggiore. Ok? Solo in un caso viene indicato anche il valore massimo, se no viene indicato solo il caso peggiore. Poi c'è la VCE di saturazione, la VB di saturazione per il circuito di grande segnale, per il modello di grande segnale, uno può andare direttamente a prenderli là. E poi invece andiamo a vedere le caratteristiche di piccolo segnale. Ecco, anche queste sono poche, nel senso che, guardate, qui c'è la FT, vedete, questa FT è la FT che abbiamo appena definito, vedete, c'è scritto sotto, FT is defined as the frequency at which HFE, cioè l'HFE, il guadagno di corrente di piccolo segnale, okay? Extrapolates to unity, vale 1, okay? Viene estrapolato a 1, perché poi non si misura tutta la caratteristica, tutta la funzione di trasferimento dell'HFE. Di solito non si riesce ad arrivare al fino alle frequenze più alte, si fa all'inizio e poi si estrapola a 1. Quindi questo è la definizione. Qui lui la chiama current gain bandwidth product, cioè il prodotto guadagno banda, il prodotto guadagno di corrente banda. Ed è in effetti anche il prodotto del guadagno di corrente, cioè GM per HFE, diviso il primo polo. Così l'abbiamo calcolato, avendo trascurato il polo più alto. Quindi è esattamente la stessa cosa. Ecco, questa viene calcolata per un certo valore di C e per un certo valore di VCE. Ok? E noi abbiamo detto un attimo fa che FT dipende da C. Bene. In realtà dipende anche un po' da VCE, però ne dipende molto poco. La dipendenza più grossa è quella da C, quella che vi ho fatto vedere prima. Dipende da VCE perché dipende dalla capacità tra base e collettore, che dipende da VCE.
ma insomma la dipendenza principale è dai C. Quindi qui viene dato solo a un certo valore. Poi vengono date queste quattro, gli H, i parametri H, HE, HR, HF e HOE, no? Quindi i modelli per il circuito a parametri H. Questo va bene, però di nuovo anche questi vengono dati soltanto per due livelli di corrente. Quindi noi abbiamo visto che l'HE dipende fortemente dalla corrente, anche l'HOE dipende fortemente dalla corrente, ma qui mi vengono date due correnti soltanto. Vedete quanto dipende dalla corrente? Per il C uguale a 1 mA l'HE vale 2 kΩ, per il C uguale a 10 mA vale 0,25 kΩ, quindi cambia di un fattore 8. Quindi è importante sapere qual è la corrente. Però mi viene dato soltanto per due punti, quindi devo trovare il modo di estrapolarlo per i punti intermedi. E di solito si estrapola ricordandosi quelle relazioni funzionali che abbiamo visto insieme. Ora poi facciamo un esercizio e lo vediamo. Noi abbiamo un'espressione approssimata di HI in funzione di C. Quindi quella la usiamo, prendiamo dalla caratteristica il valore di HI alla C più vicina alla nostra e quando l'abbiamo lì, da lì estrapoliamo con l'espressione analitica che conosciamo. Quello ci dà la cosa più accurata. Ecco, poi andiamo avanti, giusto per fare una piccola carrellata adesso. Se andiamo avanti, ecco qui c'è un dettaglio un po' più accurato, cioè HF in funzione della corrente, perché dipende fortemente dalla corrente. Vedete, questo è un grafico messo su scala doppiamente logaritmica, sia di HF sia della corrente. Quindi la corrente variabile da 0,1 mA fino a 500 mA, quindi insomma, fattore 5000 di variazione. E l'HE anche, vedete, varia da, caso peggiore, da 30 fino a quasi 400. Quali sono le dipendenze più importanti? Ci sono diverse dipendenze significative. Una dipendenza che si vede bene è quella dalla IC, va bene? Perché, per esempio, se prendiamo a 25 gradi, in funzione dell'IC, l'HF varia da 100 per correnti minime fino a 200, poco più di 200 per correnti più elevate, quindi cambia un fattore 2. È importante sapere la corrente. Un'altra cosa che incide parecchio, anche più della corrente, anche se questi sono valori estremi, è la temperatura. Guardate, qui mi vengono date tre curve diverse a 25 gradi, a 125 gradi, a meno 55 gradi. Questi sono come dire, i valori di temperatura a cui deve funzionare il dispositivo per applicazioni civili. Quindi per applicazioni civili deve andare da meno 55 a 125. Stiamo parlando del dispositivo, ovviamente scalda quando funziona, quindi temperature possono arrivare, insomma, senza troppe difficoltà a 100 gradi. E lo stesso al momento, insomma, se si trova spento all'esterno, all'accensione, quando è ancora freddo, può valere benissimo diversi gradi sotto zero, a seconda di dove siamo. Quindi sono escursioni ragionevoli. Se vedete bene, l'HFE in funzione della temperatura cambia tanto. Vedete, a meno 55 gradi vale circa 80 se prendo 4 mA e vale più di 300 a 125 gradi, quindi c'è una bella differenza. Per questo è importante polarizzare il transistore in modo che il sistema non dipenda così tanto dalla temperatura, perché variazioni ci sono e sono grosse. Questo è lo stesso dispositivo, poi in aggiunta a questo devo considerare che l'HFE cambia tanto da dispositivo a dispositivo. Ok? Invece la dipendenza è molto piccola da VCE, vedete? Queste famiglie di curve sono tratteggiate e continue e la parte tratteggiata è per VCE 10 volt, la parte continua è per VCE 1 volt e vedete qui la differenza è effettivamente piccola. Quindi praticamente almeno uno qui che cosa fa? Se ha qualche volt prende la curva a 10 volt e da quella tira fuori i valori. Ma vedete praticamente le differenze sono proprio piccole. Ok? Per quanto riguarda la dispersione generale, io vorrei far vedere qui l'HFE, no?
dicevo, il beta F, prendetela a questo livello di corrente, vedete, il valore minimo che mi viene dato è 100, il valore massimo è 300. Quindi l'escursione, come vi dicevo, è forte. C'è la stessa escursione anche su tutti i parametri di piccolo segnale, che in qualche modo uno deve cercare di tenere conto. I parametri che valgono di più per il piccolo segnale, quali sono? Vedete, HIE, guardate, è 1 mA, minimo 2, massimo 8. HFE, minimo 50, massimo 300. Quindi sono variazioni molto forti. Per cui dicevo, tutte le volte che non si vuole stabilizzare l'amplificazione in funzione del, per esempio in uno stadio CE, mettendo l'RE per evitare la dipendenza da HIE molto forte, si ottiene un'amplificazione che può essere tanto diversa da come si è progettata. Ok? Va bene. Quindi andiamo avanti, c'è questo grafico, poi gli altri grafici che ci sono per dispositivi all'incirca tipici, sono diversi, ora non ci interessano tutti. Questo qui è quello che vi ho fatto appena vedere, questo qua, FT in funzione di C, vedete, aumenta fino a picco e poi in zona di alta iniezione comincia a calare. Quindi va da a 1 mA 90 MHz, arriva a più di 300 e poi cala. Poi gli altri li vediamo man mano che ci fanno comodo. Ci sono diversi parametri qua. E poi in fondo ci sono i dati di costruzione e dimensionamento, perché se devo mettere il transistore su una scheda devo sapere ogni dimensione quanto è grande. Okay, questo è un datasheet vecchio, insomma, ma è un grande classico come transistore questo. Allora, torniamo qua. Dunque, dei parametri di grande segnale, quello che mi serve è soprattutto l'HFE, che è il beta F. Quindi, come vedete, questo lo trovo bene sulle caratteristiche. L'altra cosa che mi serve sono parametri di piccolo segnale. Quindi mi serve RB, RB'E, HFE, HOE e CB'E e CB'C. E questi sono quelli che mi servono. Allora, il punto è, a questo punto cerchiamo di capire com'è che si ottengono. Allora, diamo un po' di dare qualche istruzione. Quando sono arrivato a calcolare i parametri di piccolo, a determinare i parametri di piccolo segnale, so già il punto di riposo, quindi noi conosciamo il punto di riposo. Quindi conosciamo sia IC sia VCE. Allora, la cosa che possiamo fare è determinare HFE. Determiniamo HFE, che è una quantità che dipende dai C. E poi, come lo determiniamo HFE? Dipende dai C, non dipende tantissimo dai C, e scegliamo il valore per il C più vicino al nostro caso. Grazie.
Facciamo un esempio. Supponiamo che l'AC sia 2 mA e la VCE sia 5 volt. Va bene? Allora, e il transistore sia il 2N2222. Dunque, cosa abbiamo di dati? Questa è una situazione tipica, l'ho polarizzato e mi è venuta questa polarizzazione. Vado sul datasheet per determinare i parametri di piccolo segnale. L'unica cosa che trovo è questo. HFE vale a 1 mA da 50 a 300, a 10 mA da 75 a 375. Quindi non c'è la corrente che ho io, non c'è, e la tensione è molto diversa. Ora, IC dipende molto poco, HFE piccolo dipende molto poco dalla tensione, quindi non mi importa che praticamente non dipende dalla tensione, posso far finta che posso trascurarla, no? Quello è un valore tipico, va bene così. Dipende un po' da IC, però abbastanza poco, perché vedete, varia da 50 a 75 e da 300 a 375 con l'aumentare di IC di un fattore 10. Quindi qui che cosa faccio? Prendo il valore di HFE alla corrente più vicina. Tanto dipende molto poco, giusto per essere più accurato, ho 2 mA, prendo il valore a 1. Va bene? Commetto un errore, ma insomma ne faremo tanti. Okay? Quindi prendo il valore a 1 mA. Cosa faccio tra 50 e 300? Quale prendo? Qui posso avere due atteggiamenti diversi. Posso dire, vabbè, faccio un conto medio e quindi prendo un valore medio. Se mi viene dato il valore tipico, prendo il tipico direttamente. Oppure posso fare una cosa conservativa e dico, vabbè, faccio una precipitazione con valore peggiore e poi vedo che cosa succede. Ok? Questo dipende un po' dai casi. Per il momento noi prendiamo il valore medio per non considerare di partenza il caso peggiore. Allora che cosa faccio? HFE a 1 mA vale in media tra 300 e 500, la media aritmetica è 175, prendo quel valore là. Quindi HFE a 1 mA vale 175 e dico che questo è uguale al mio valore. Quindi HFE è uguale all'HFE a 1 mA. Va bene? Ripeto, è un'approssimazione, però ne facciamo tante, è un'approssimazione ragionevole. Continuiamo la prossima volta su questa linea.